finito io qui. Ciao a tutti, innanzitutto non domandate nulla su questo e so che i vostri occhi saranno magneticamente attirati da questo coso e che il video sarà quindi compromesso in parte. Fatto sta che lasciatemi parlare, non skippate, è da un po' che cerco una soluzione per disegnare in digitale on the go. In the world outside. Perché sennò io sto sempre qui rinchiuso e mi sento isolato. Ma non solo per quello, perché lavorando uno tende ad uscire, a fare trasferte, andare di qua, di là, di su e di giù. Di conseguenza mi serviva una soluzione efficace. Quando ho iniziato l'università mi feci la prima Wacom Companion. Quel modello tra l'altro non esiste più. Stiamo parlando di circa 6 anni fa, 7. Che all'epoca era una rivoluzione. Però comunque sì, era un accrocco pesante. C'era sempre bisogno della tastiera per disegnare, era tutt'altro che portatile, e aggiornandosi con il tempo sia Photoshop che Windows l'hanno resa alquanto inutilizzabile. Maledetti. Quindi mi sono detto, è il momento di acquistare un nuovo hardware, magari di vendere anche un polmone per riuscire a farlo. Fatto sta che casualità, casi dei casi, coincidenze delle coincidenze, mi sono incontrato proprio con Richard. Direte voi, finalmente ci sarà mai una collaborazione? Non lo so, ma in realtà suppongo di sì, perché no? Richard, come sapete, è un grande utilizzatore dell'iPad Pro e Frafrog, d'altro canto, invece ha quella che è la nuova Wacom Companion, l'attuale Wacom Mobile Studio Pro Suite Baby Boo Wacom Mobile Studio Pro. Al che, siccome finalmente ci siamo scambiati i benedetti contatti, le ho mandato un messaggio chiedendo: che devo fare? Non so che me devo comprare. E Richard, molto generosamente e amichevolmente, mi ha risposto con un audio di ben 4 minuti e 30. Ciao Peo! Perché la Wacom Mobile Studio Pro sì, è un computer, ma rimane appunto un computer che necessita della tastiera, che non ha quella facilità dei comandi tattili che in realtà ti permette di disegnare sul letto, sul divano e sul giardino, in giro sul treno, ovunque sia, che è la soluzione che cerco io. Di conseguenza, signore e signori, ecco qui un iPad Pro. Un iPad Pro che non mi è stato gentilmente fornito dall'Apple, quindi questo è tutt'altro che sponsored, a differenza di Richard, ma che pago a rate. Quindi andiamo a fare il suo unboxing. Eccoci qui riuniti in questo momento epocale per questo uomo. Abbiamo qui un iPad Pro e ovviamente l'Apple Pen, l'Apple Pencil, che sai com'è, senza di questo noi disegniamo sto ceppo. Andiamo ovviamente innanzitutto ad aprire la confezione dell'iPad, che ha questa linguetta che facilita di molto il tutto. Wow, è così liscia e fluida. Oh my goodness. Sulla scatola si dovrebbe teoricamente sfilare come sfili i grissini dai tonni, ma non sembra il caso. Ah, maron mi maron, che magnificenza. Mamma mia, è leggerissimo sto coso. Mi viene da piangere. Se mi ricordo la mia Wacom Companion, non mi immaginavo neanche di farla roteare e alzarla con una sola mano. Era un mattone quell'affare. Maron mia. Guarda te, che delicatesse, che magnificenza, ma che roba è? Maron. Perché parlo con questo accento strano? Non lo so. Vabbè, caricatore, non ce ne frega. Facciamo così, io accelero fino al momento in cui inizierò a disegnare. Non ci interessano specifiche tecniche o cose che potete tranquillamente vedere in un canale di tecnologia dedicato a queste cose. Ma qui dentro non c'è più niente. Apriamo giusto giusto l'Apple Pencil insieme. Pencil. Maronna mia. Wow, in mano è davvero piacevole. Bene, iniziamo con questo simpatico voiceover che deve cercare vagamente di descrivere quello che sto facendo, la mia prima esperienza con questo iPad. Devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso, ma potentemente sorpreso dalla qualità di questo marchingegno tecnologico. Pensavo che gli unici che avessero una tecnologia tale da essere fluida, piacevole nel disegno digitale fosse la Wacom. Punto. A quanto pare ormai l'iPad si è portato molto avanti e adesso è possibile ottenere grandi risultati anche con questo strumento così leggero e super portatile, e per me è un sogno, qualcosa di assurdo. Allora, vi dico solo che questo disegno l'ho fatto tutto completamente sul letto o sul divano al massimo, nel senso che non avendo molto tempo a disposizione durante le giornate, purtroppo questo disegno ha impiegato circa una settimana per essere concluso. Ero preso da Spider-Man, io e mio figlio, entrambi eravamo presi a Spider-Man, stavamo giocando al gioco con netto ritardo, e inoltre a breve esce il film. La Sony ha droppato pochi giorni fa il trailer con qualche spoilerino di Endgame. Questo trailer, a differenza dell'originale, mi ha emozionato un pochino di più, ed è proprio per questo che ho scelto Spider-Man come soggetto, che no, non è la prima volta che lo faccio, anzi quando ero piccolo era uno dei personaggi principali da me disegnati, dopo non so, Goku, Vegeta, sapete, le fisse
dei ragazzini più piccoli alla fine erano più limitate. Io avevo Spider-Man, all'epoca era l'uomo ragno, perché qui in Italia la Panini traduceva il fumetto letteralmente per uomo ragno, e Dragon Ball, e solo quello consumavo e vedevo. Poi i miei orizzonti ovviamente si sono aperti e allargati più avanti. Parliamo però del disegno in sé adesso, perché all'inizio ho fatto diverse prove di pose, ho provato a schizzare un po', era soprattutto per testare l'iPad più che altro. Non avevo ancora deciso la posa con cui volevo il mio Spider-Man, il costume che volevo dare al mio Spider-Man. Infatti avete visto che all'inizio ho cercato di mettere quello normale, quello per capirci introdotto durante Civil War, che rimane il mio preferito fino adesso dei film di Spider-Man. Però dopo aver giocato appunto Spider-Man per la Play, a un certo punto sblocchi l'Iron Suit, quindi questa che ha utilizzato durante sia Infinity War che Endgame. Si ispira all'Iron Spider del fumetto, che è completamente diversa, però il concetto alla fine è quello. Anche questa non mi dispiace, anzi mi piaciucchia parecchio, e suggerimento di Topi anche, lui preferiva questa se proprio doveva scegliere. Quindi la prima cosa che ho testato di questo iPad è la quantità di pennelli e cose diverse che già, che simulano cose vere, no? Su Photoshop non hai queste cose già così dedicate, perché Photoshop non nasce soltanto come un programma da disegno digitale, è molto più vario, fa tanta roba. Invece Procreate, insieme all'iPad, si dedicano soprattutto, quasi unicamente al disegno. Quindi ho scelto proprio la matita di Procreate. Che cacchio, lì per lì mi ha fatto strano, perché sembrava proprio una matita vera, non so, cioè non saprei come altro descriverlo lì per lì. Dopo aver fatto quindi lo schizzo tutto a matita, dico va bene, adesso vorrei dare un minimo di line art, un minimo di inchiostrazione però basilare, quel giusto per vedere le forme, però poi con il colore cercherò di dare più volumetria possibile, cercherò di dare tutto il volume con i colori. Una mia piccola fissa recente è questa, quella di puntare a spingermi a impegnarmi soprattutto nel colore, visto che è la parte che più mi lascia insoddisfatto. Tante cose dei miei disegni mi lasciano insoddisfatto, ma non per questo sono depresso, eh. Essere insoddisfatti dei propri disegni è fondamentale per migliorarsi, perché se tu fossi così ben soddisfatto dei tuoi disegni vuol dire che sei arrivato, che non puoi più migliorare, perché tanto che te ne frega, già sei contento così. Invece io non sono mai contento, quindi una volta finita questa line art basilare, in cui ho utilizzato, cioè qui ho dovuto creare un pennello personalizzato, ammetto, ho preso il pennello della pittura di Procreate, poi ho visto che è lì che ho scoperto che puoi fare un sacco di modifiche, un sacco di cose ai pennelli, puoi prenderli, storpiarli, modificarne la dimensione in base alla pressione, ma anche cioè ci sono così tanti parametri che lì per lì ho detto oh mio Dio, che cosa fa cosa, non lo so, e quindi ho perso un sacco di tempo anche con quello, cavoleggiando letteralmente anche con queste cosette, e poi ecco inchiostrato. Dopo che appunto ero riuscito ad ottenere un pennello che si avvicinasse a quello con cui sono abituato su Photoshop, che non è un bene secondo me cercare di riprodurre qualcosa che già utilizzi originariamente, è meglio provare con gli strumenti nuovi, no? Sperimentare. Però ok, ed è quello che ho fatto poi con il colore, infatti. Con il colore, dopo aver fatto un primo riempimento di rosso, un po' di luce, un po' di ombre, lì ho davvero sperimentato con tutti gli strumenti che già Procreate mi dava, no? Quindi i pennelli strani che simulano quello vero, quello che simula un tipo di pittura, quello che simula un pennello un po' seccato, quello che simula il pennello che è stato inserito nel bucio dell'animale, perché è pieno, ok? Procreate è pieno di così tanti pennelli strani che tu dici wow, io manco sapevo che esisteva tutta sta roba. Io ho scoperto per esempio un tipo di pittura grazie a Procreate, il gouache, pensate, si chiama, un tipo di pittura simile all'acquarello che però si riattiva non appena tocchi l'acqua. Beh, qui c'è la simulazione, chiamiamola così, del gouache. Vabbè, comunque sia, proprio sperimentando con tutti questi pennelli ho perso un sacco di tempo. Mi ha richiesto così tanto questo disegno proprio perché è un primo disegno in cui sperimento nuove tecniche, nuovi strumenti letteralmente, come se ti dicono guarda, fino adesso hai utilizzato la matita e sto pennello, adesso io ti do tutto sto popò di roba, 70 pennelli diversi, possibilità di modificarli eccetera eccetera, cosa che ovviamente potevi anche su Photoshop ma non ho mai avuto la pazienza di fare, e invece Procreate semplifica molto e quindi mi ha fatto venire voglia, adesso fai, cioè tieni tutto sto popò di roba, adesso fai, e quindi fa venire voglia di provare nuove cose, nuovi approcci. Infatti sono molto soddisfatto delle luci in questo disegno, della luce calda e poi delle luci fredde frontali generate dall'iPad con cui sta disegnando Spider-Man, perché è per rimanere a tema, no? E poi della luce rosa sempre fredda sulle gambe, dalla parte inferiore che viene come luce riflessa, no?
qui dovrei spiegare come funziona la luce, il colore e cose strane, però vabbè, datemelo per buono. E niente, io vi lascerei a quel poco che è rimasto di speed art con un pizzico di musica, anche per godervi un pochino la magia di questo strumento nuovo, di questo iPad, e ci aggiorniamo non appena il disegno è finito. Bene carissimi, abbiamo finito. Insomma, vi è piaciuto questo disegno? Spero di sì. A me questo iPad mi sta divertendo un botto, devo dire. E stavo riflettendo su una cosa fondamentale. Ne stavo parlando giusto con mia sorella. Ci sono molti momenti in cui colori, disegni, fai quello che è, e diventa tutto troppo tecnico, no? E perde di divertimento. Disegnare però è e deve essere divertimento. E sì, anche quando è lavoro, assolutamente. Perché quando ti diverti a fare quello che fai, i risultati saranno per forza migliori. E il bello di questo iPad o dell'iPad in generale è che è divertente da usare. Questo sinceramente aiuta molto. Disegnare sul divano, sul letto, sul comodino, sugli alberi, sul cesso, sul tetto, sul dotte pare. È divertente. Questo Spider-Man l'ho disegnato in tanti luoghi, appunto, letto, divano, classici, ma anche quando ho portato mio figlio in piscina, devo stare lì un'ora, papà, di solito un'ora che perdevo. Sul treno, ad esempio, anche se il tremolio un po' ti mette in difficoltà, l'iPad ti fa venire voglia anche di uscire da casa, dove sei sempre recluso davanti a questa postazione, a lavorare, a fare, a far cose. Invece mi sono ritrovato ad andare fuori al bar, per esempio, a bere un delizioso Campari con il mio iPad e continuare a disegnare. Cosa? Ma che stiamo scherzando? Ma è possibile una cosa simile? Sì, signori, lo è, ed è quello che sto per fare. Devo uscire, me ne devo andare. Ma tu, oh, tu, vieni con me. Con tu papa, boy. Con tu papa. Vi piace la nuova pianta? È appesa. La pianta appesa. Farà una colonna verde quando cresceranno con quella sotto. Bella, no? Amo le mie piante. Questo è quanto. Non proprio lo sfondo più bello perché sto stendendo i panni, però se hai ancora bisogno, per caso, no, di una dose del vostro caro zio Peo di quartiere, puoi cliccare uno di questi video o il pallino per iscriverti se non sei iscritto. Ma se non sei iscritto, ma dove vivi? Ma dove vai? Ma iscriviti! E soprattutto, accendi la campanella, sì, la campanella mi dicono essere molto importante.